una bella storia quella di Alan Gilbert. Quando è stato recentemente nominato capo della New York Philharmonic Orchestra, succedendo addirittura a Lorin Maazel, tutto il mondo musicale è rimasto sorpreso. Ma Alan Gilbert si può dire sia nato nella New York Philharmonic Orchestra. Il papà e la mamma, infatti, sono due violinisti di questa grande orchestra americana. Nella prima parte del concerto diretto da Alan Gilbert, protagonista del grandioso e magniloquente secondo concerto per pianoforte e orchestra di Johannes Brahms, ascolteremo un grande virtuoso, un veterano della tastiera, il pianista brasiliano Nelson Freire, che per la prima volta suona assieme all'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. Nella seconda parte del programma ascolteremo le Images di Claude Debussy, e questo ci ricollega alla presenza qui all'Accademia di Santa Cecilia di un grande direttore americano che è stato Leonard Bernstein, che è stato anche presidente onorario dell'orchestra dell'Accademia. Proprio con le Images di Debussy si registra l'ultima presenza di questo grande musicista nei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia.